Bentrovati a Special One, edizione 2011-2012. Abbiamo un gruppo ora qui sui nostri divani che sono insieme da 10 anni, di adozione emiliana ma di origine partenopea. Il Semitono. Ed abbiamo qui sul nostro divano, comodi comodi, il Semitono. Benvenuti ragazzi. Grazie. Come state? Bene? Non c'è male. Emiliani d'adozione, partenopei. Come mai questa cosa? Sì, perché siamo cresciuti insieme a Napoli, lui è cresciuto un po' di più perché è alto. E poi abbiamo abbassato però con lo sgabello. Abbiamo abbassato. Poi niente, problemi di lavoro, siamo saliti qui in Emilia e fortunatamente ci siamo ritrovati anche musicalmente. Arriviamo subito a voi, avete partecipato a numerosi concorsi, Saint Vincent. Vi dice qualcosa, l'ho detto bene? Sì. Come è andata? L'hai detta com'è bene. Andata? Ce lo ricordiamo con piacere questo concorso perché siamo arrivati in finale, alla finalissima. Però. È stato un bel concorso, abbiamo conosciuto tanti musicisti in gamba e ce lo ricordiamo bene. Oltretutto, altro festival, avete scritto una canzone per una vostra amica che ha partecipato a Castrocaro. Sì, esatto. Il titolo... Siete proprio di concorsi. Ci piace, ecco. Il titolo della canzone era Amami, una nostra carissima amica e abbiamo collaborato per questo inedito. Semitono, un nome che è tutta una storia, ce la racconti te Alessandro? Sì, ve la racconto io, perché mi riguarda proprio personalmente. Infatti tutte le volte che Filippo componeva una canzone e ogni volta che la si provava io chiedevo sempre di abbassarla di un semitono. Perché non ci arrivavi. E allora quindi è nata l'idea anziché di cambiare proprio... repertorio avete detto insomma dai abbassiamola, sì, sì. Così. Allora ci siamo chiamati Semitono proprio per ma io questo. Sono curioso allora a questo punto di sentirvi e di vedervi sul nostro palco il Semitono con Che Stress. Ho bisogno di te. Ho bisogno di te.
di tono, bravissimi. Che stress, però non è stato di certo uno stress ad ascoltarvi. Venite qui al nostro tavolo, abbiamo qui con noi anche il professor Benji. Ben buongiorno. Ritrovato, ciao. Buongiorno, ciao, come stai? Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, no, devo dire, faccio subito un appunto, ma non è una critica, perché anzi, i brani, me ha sempre detto, non tenete i brani sfumati, no? Perché poi in certe cose, però... Come dire? Cos'è una critica questa? Cos'è una critica? Non è una critica, però ad esempio Battisti ne usava spesso i brani, per cui... Fuori moda. Forse è giusto anche mantenere questa cosa dei brani. O magari facciamo una versione che termina. Volevo sentire, a me piace sentire un po' di qualcosa di live, eccetera, eccetera. Per cui accenniamo, visto che loro, invece di fargli ricantare il brano loro... Sentiamo una canzone napoletana. Qualcosa di... Avreste voglia? Ma certo. Sono già qua, dai. Dai, a scelta, perché c'è una tradizione favolosa, devo dire. Eh sì, c'è un Monastero di Santa Chiara. Che pezzo ha un titolo? Monastero di Santa Chiara. Bene. Un classicone. Classicone. Monastero di Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro, ma perché ogni sera vengo a volere con me, vengo a volere con me. Beh, grandissimi, grandissimi. Mamma mia, ci fa venire volle proprio andare giù. Qua è la pelle d'oca, mamma mia, adesso la pelle d'oca. Un po' cattivo. Bravissimi ragazzi. Grazie. Prossime date, prossimi lavori. Voi state lavorando appunto un album, un progetto. Parlateci un po' anche di questo. Senz'altro, noi abbiamo già in cantiere molti pezzi e quindi uno dei progetti che... vorremmo veramente realizzare proprio un CD completo con le nostre meravigliose canzoni. Fate più live, diciamo, con la musica vostra o più con la musica di cover? No, i live che facciamo sono più da un cover. Siamo nati come una cover band, quindi... Fai qualche esempio di brani, cosa c'è all'interno di abbassati cover. Di mezzo tono, comunque. Sì, quello sempre. Brani che facciamo variano dalla musica italiana, che può essere quella classica, oppure questa... Anche quindi robe... Sì, sì, anche roba... Bellissimo. Oppure ci adattiamo comunque alla richiesta. Possiamo fare anche musica inglese. Sì, adesso quindi... non fate proprio esagerare. Non esagerate, no. Facciamo tutto, che è sempre meglio un po' concentrarsi. Quello che siamo versatili. Sì, sì. Ragazzi, questa è una targhettina Special One che io vi voglio far firmare, che poi ve ne darò anche una in dotazione. Quindi firmiamo questa targhettina, che la teniamo come ricordo, il semitono qui a Special One. E l'altra è per il furgone. Verremo a vedervi quindi in una delle prossime date. Una delle prossime date, uscite. Cosa dici tu? Come la musica napoletana conosci? O... Sì, funiculi, funicula e osole mio. Andato innamorato. Sì. Sono delle cose che... Semitono, eccoli qua. Guardate che belli. Bene. Ragazzi, speriamo di rivedervi qui a Special One. Molto siete stati piacere. Bravissimi e in bocca al lupo. È stato un piacere anche per noi, vi ringraziamo tanto. Benji, io ti saluto. Ragazzi. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Special One continua, potete continuare a vederci su www.specialonetv.it e se siete talentuosi, siete degli artisti bravi, emergenti, avete voglia di emergere, di mostrarvi, scrivete a specialone@2f.it. Special One vi saluta, ci vediamo alla prossima, ciao.